Allora, salve da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è quasi che mi frega. Spinto dalla curiosità perché ho visto un annuncio di vendita sulla pagina Facebook Mercatino Radioamatoriale di un'antenna Morgain alla modestissima cifra di 170 euro e la cosa mi ha incuriosito, volevo capire dove stava il costo. Non l'ho capito. Comunque, ho letto qualcosina sull'antenna Morgain, non me ne ero mai interessato, proprio non mi diceva niente. La consideravo un semplice dipolo complicato. E ho letto qualcosina di interessante. Copiando l'idea, io ho visto la foto su il forum di Arifidenza, non mi ricordo il collega che ha pubblicato la foto. Dicevo, ho visto la foto di una disposizione di un montaggio dell'antenna a U invertita e quindi convenientemente utilizzabile in barrato P. Ho detto proviamo a realizzarla e vediamo un po' che ne salta fuori. Quindi descriviamo brevemente l'antenna, vediamo che scelta costruttiva ho adottato io e la proviamo. Buona visione. Allora, ok, questa è l'antenna schematica, le misure sono espresse in metri. L'antenna è bibanda, in questo caso con questa conformazione, con questa struttura, è per la banda dei 40 e dei 20 metri. La prima cosa che salta subito all'occhio è che se noi considerassimo un dipolo monobanda per i 40 metri, avremo ciascun braccio di circa 10 metri, quindi una lunghezza complessiva di 20 metri. Ipotizzando un montaggio, prevedendo un montaggio in configurazione a V, riduciamo questa distanza, però considerando i cordini di fissaggio, la distanza dal terreno, siamo sempre intorno a una lunghezza di 20 metri. In questo caso, invece, abbiamo il tratto più lungo del mio dipolo, tra virgolette, che è 4,90 m per parte, quindi complessivamente poco meno di 10 metri. La disposizione, la struttura dell'antenna, della Morgain, abbiamo il filo nel punto di alimentazione, simmetrico, ovvero da una parte e dall'altra, che percorre questo percorso labirintico. La distanza fra i fili qui è riportata in 2,5 cm circa, lasciamo stare i decimi di millimetro, e per una lunghezza di 4,90 m per parte. Questi tratti tratteggiati sono i ponticelli che vengono utilizzati per la taratura. In una prima fase questi ponticelli saranno provvisori, precari e provvisori, ovvero utilizzando degli spilli. Io ho preso una strada diversa, se li trovo, eccoli qua. Ok. Io ho realizzato con delle puntine da disegno, visto che lo spillo con i miei ditoni non riuscivo a guantarlo. Con uno spillo con una puntina da disegno metallica, saldando sulla testa il pezzettino di conduttore. Il conduttore, io ho impiegato un cavo da 1,5 mm. Diciamo subito che questa è stata una prova di realizzazione. Sicuramente dopo, nel modello definitivo, utilizzerò un cavo di sezione più piccola, sia perché la struttura è più gestibile come montaggio e sia perché non è necessario per una tratta così corta un cavo da 1,5 m e inoltre pesa, ecco. E altra cosa, invece che la copertura, l'isolamento in PVC, cercherò un cavo con isolamento siliconico che è molto più flessibile e risente meno della temperatura.
La letteratura dà il guadagno di questa antenna per la banda dei 20 metri pari a 4,5 dB rispetto al dipolo. Crediamoci. Ma anche se fosse qualcosina in più rispetto al dipolo, va tutto bene. Quindi vediamo io come ho realizzato l'antenna. Allora, questo groviglio di cavi è la morgaina per la banda dei 20 e 40 metri. Gli elementi che ho realizzato sostanzialmente sono due. Il centrale, ovvero mi serviva una struttura che potesse essere fissata su una canna da pesca con lo stesso sistema che uso per il dipolo. Il centrale ospita anche un balun 1 a 1, spero di impiegare correttamente il termine balun perché dopo la diretta e le osservazioni che sono state fatte durante la diretta di Italia Uniform 2 Italia Kilo Eco, ho molto terrore a utilizzare il termine balun. Balun 1 a 1 su una bacchetta di ferrite, 14 spire, trifilare, e poi metterò il link perché è sempre il solito balun che realizzo per i dipoli, ospitato all'interno del sostegno centrale. Questo perno è diametro 2 centimetri, che prende il diametro preciso della canna da pesca, tra virgolette, perché è un palo in vetro resina in vendita su DXWire, molto corto quando è chiuso, intorno ai 60 centimetri. Io ho preso il palo da 10 metri, ne uso i primi 5 metri e mezzo e lo utilizzo sempre con il dipolo. Bene, questo mi fa da sostegno. Abbiamo il connettore per il PL e qui partono i tre cavi. Punto di alimentazione, uscita, il cavo va avanti e indietro, fa quel percorso, quel labirinto. I tre cavi vengono tenuti separati da un elemento in plastica, un isolatore, bloccato più o meno in posizione con tre fascette. Io non ho messo la fascetta sia da una parte che dall'altra, perché nel corso del montaggio un po' deve muoversi prima di assestarsi completamente. E al termine dell'antenna abbiamo l'ultimo isolatore distanziatore, da cui a questi fori vengono collegati i cordini per il posizionamento dell'antenna. Dunque, io ho realizzato questa struttura. Se voi cercate sul web il realizzazione Morgaine, trovate tante soluzioni con delle piastre in plexiglass o in vetronite. Io ho dovuto utilizzare questa perché, volendola fissare con una canna da pesca e volendo posizionarla in configurazione a V, necessariamente il piano normale di costruzione dell'antenna sarebbe un piano verticale, quindi noi abbiamo i tre fili che corrono in questo modo, ma io volevo metterli in configurazione a V e quindi li ho ruotati. Quindi ho avuto uno sviluppo orizzontale dell'antenna, abbiamo i tre fili che corrono a terra e mi serviva un sostegno per collegarlo alla canna da pesca. Molto semplice, a parte il tempo di stampa, ma è molto semplice da realizzare. E anche per questo metto il link con i file per chi volesse scaricarselo. Dunque, nonostante abbia dovuto ripassare il nepalese antico per tirare le bestemmie necessarie per il montaggio della Morgaine V invertita ad uso portatile, con un ingombro inferiore ai 10 metri per la banda dei 20 e dei 40 metri, ce l'ho fatta. Quindi, visto che lei lavora in una situazione precaria, con quel belino di verticale, la prossima che faccio gliela invio, visto che questa è già destinata alla zona 1, 73. Roger, 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 your report is 5859, QRP station, back to you. Roger, Roger, thank you, madam, bye-bye. Many thanks, 7345.
Roger, 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 my friend, your report is a 5-9, a real 5-9, back to you. Okay, thank you for the 59, and now you are 5-8, 58, but with many, many QSB. 73, thank you for contact, good luck. Good luck to you, my friend, bye-bye. Thank you, sir, 73. QRZ, this is Sierra Zulu to Tango. Sierra Zulu to Tango, over, over. Molon Labè. Roger, Roger, stazione portatile QRP, nome operatore Alessandro. Sto provando un'antenna More Gain appena realizzata ad uso portatile. Il tuo rapporto è 5-9 più, 5-9 più reali, QSL? Sì, QSL, Alessandro, c'è un po' di QSB, ma ti ho ascoltato. Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Chiami da Parma, se mi dici la radio con cui stai andando, l'antenna l'ho capito, il tuo segnale è 6-7, 6-7 a te. Roger, Roger, my friend, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portable QRP, 5-9 for you, my friend, my name is Alessandro, back to you. Good morning, Alessandro, Alessandro, good afternoon, thank you for 5-9, you are coming 5-7, 5-7, I'm also QRP station, my friend. QSL, QSL, my friend, Sierra Victor 2, Hotel Sierra Yankee, stroke portable, thank you, good Sunday, bye bye. Thank you, my friend, good Sunday to you, thank you very much for your call, 73, you are ready. Allora, dopo la prova, veloce, molto veloce, l'assemblaggio dell'antenna, che conclusioni posso trarre? Allora, innanzitutto, ho deciso di modificare il disegno del centrale per avere i pesi più bilanciati, diciamo. Come ho detto prima, ho deciso di utilizzare un filo di sezione più piccola invece che 1,5 075, soprattutto considerando che l'antenna è molto corta e gli sforzi sono modesti. È un'antenna d'uso portatile? Ni, dipende. Il tempo di montaggio, una volta preparata bene, non è lunghissimo. Bisogna vedere come si comporta nel trasporto e nell'installazione su diversi tipi di terreni. Già un dipolo è noioso, però è un'operazione semplice: si alza o abbassa appena il palo di sostegno, si cambia l'angolo di apertura del dipolo e ci si riesce. In questo caso è un pochettino più complicata. Soprattutto la fase di taratura, la prima fase di taratura dell'antenna è veramente lunga e noiosa. Penso che senza un analizzatore d'antenna sarebbe praticamente impossibile. Col nano VNA ci sono stato circa una quarantina di minuti a spostare i ponticelli che ho indicato prima. Spero che una volta assemblata definitivamente questa continui a funzionare perfettamente più o meno su qualsiasi tipo di terreno. È un'antenna da utilizzare al QTH? Beh, per chi non ha spazio, certamente. Ti permette di fare due bande, in questo caso 40-20 metri, con un'occupazione di suolo, di terreno modesta. Quindi se uno ha un terrazzo o un accesso al tetto, ben 10 metri di tratta si trovano. Montate in configurazione voi invertita, anche meno. Quindi secondo me è impiegabile facilmente, anche in questa predisposizione, diciamo, da campagna, da Barrato P. Lavorato, io ho provato un 5-6 QSO solo in ambito europeo, sulla banda dei 20 metri, sulla banda dei 40 metri, niente di eccezionale, però l'antenna funziona. Larghezza di banda? Beh, sulla banda dei 20 metri è perfetta, praticamente in tutto il campo di frequenza dei 20 metri l'antenna ha un ROS più che buono, massimo è 1,2 proprio agli estremi di banda, direi che è perfetta, mentre per la banda dei 40 metri
è un pochettino più stretta di banda, sempre utilizzabile. Non mi ricordo bene, ma penso da 7070 a 7150, e poi incrementa in modo velocissimo l'SWR, praticamente impiegabile. Non ha senso metterci un accordatore su un'antenna che dovrebbe essere accordata per quella banda. Poi a me non piacciono gli accordatori. E quindi sì, secondo me è un'antenna interessante. Semplice da costruire dal punto di vista meccanico, impegnativa da costruire dal punto di vista dell'assemblaggio. Mettere tutti questi fili bene in ordine, distanziati, anche con la presenza di questi elementi isolatori e distanziatori che ho stampato, è noioso e complicato. Diciamo che si parte dal primo filo del punto di alimentazione, si misurano i 2,4,95 se non ricordo male, e poi si continua, cercando di mantenere tutte le cose ben equidistanti. E l'ultimo aspetto, come ho detto prima, la taratura, che è veramente noiosa e complicata. Comunque vale la pena provare. Ah, l'antenna è 50 ohm. Quindi il balun 1 a 1 volendo si può anche evitare. Io li faccio, tanto ho preparato già il sostegno per contenere il balun e io ce lo metto. Lo faccio con la bacchetta di ferrite che mi ci trovo benissimo, almeno non mi ha mai deluso, e chi vuole provare auguri. Come ho detto, metti file di stampa. Quindi 73 buoni di X da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega. È la prima cosa che ho costruito.